Allora, signori, eccoci qua in questo orario un po' strano del lunedì. Non ho fatto video in pausa pranzo, ve l'ho detto, non c'era niente di cui parlare. E quindi ho aspettato. E ho fatto bene, perché in questo momento ci sono un po' di indicazioni un po' più chiare rispetto a quello che potrebbe accadere nel calciomercato della Juventus. Perché, come ben sapete, il mercato non dorme mai, e anche quando sembra calma piatta, tranquillità più totale, pam! Ecco fuori qualche notizia, qualche indiscrezione che va sempre commentata. Ovviamente non sono ufficialità di mercato, quindi non dobbiamo fasciarci la testa o festeggiare, ma soltanto ragionare su quelli che possono essere i movimenti in entrata. Tra l'altro, ieri ho pubblicato il chi compra Juve, ve lo dico io, e oggi si vanno ad aggiungere alcuni tasselli proprio a quel mosaico che abbiamo fatto ieri, di cui vi ringrazio perché è andato molto molto bene, con mi piace, commenti, condivisione delle vostre interazioni. Insomma, siete stati contenti di questo, sono contento anch'io. C'è OneFootball da scaricare qui sotto in descrizione, il link è completamente gratuito, anche perché gli europei sono alle porte. E quindi, se vogliamo iniziare a ragionare anche in ambito azzurro e non più solo bianco-nero, possiamo scaricare OneFootball e parallelamente gestire il calciomercato della Juventus. Allora, la notizia di oggi si intreccia appunto di azzurro e bianco-nero, perché Gigio Donnarumma potrebbe essere presto un giocatore del Paris Saint-Germain, dove tutti gli organi più importanti di informazione danno favorito appunto la squadra francese. Per l'arrivo a parametro zero, poi sappiamo che ci sono un po' di commissioni legate alla gente, appunto dell'ex ormai portiere del Milan e titolare della nazionale italiana. PSG che negli anni si è dimostrato abbastanza bravo, diciamo così, a pescare nel campionato italiano. Moise Kean, Marco Verratti, sebbene non abbia mai debuttato in Serie A, Florenzi, Icardi, insomma, per citarne soltanto alcuni, che poi hanno fatto delle vere e proprie fortune: Paredes, Marquinhos, Thiago Silva, Ibrahimovic, giocatori che da noi Pastore, Cavani, insomma, più parlo l'avessi me ne vengono in mente, Thiago Motta. No, sono sempre stati attenti, un occhio di riguardo al campionato italiano, a quello che accade in Italia, ben consapevoli del fatto che comunque da noi qualche giocatore viene fuori. E poi sono stati anche, appunto, come nel caso di Verratti, più lesti a crederci e ovviamente a investire, ma per loro è un po' più facile. Quindi sicuramente non si farebbero problemi a dare uno stipendio adeguato a Donnarumma, non si farebbero problemi a dare una buona clausola a Mino Raiola, non si farebbero problemi in nessun caso. Sarebbero contenti di andare avanti così ed eventualmente fra qualche anno spostare anche Donnarumma in cambio magari di un altro portiere. C'è Keylor Navas da loro che è un top assoluto. Sappiamo bene che tutte le volte che ha giocato Keylor Navas non era mai stato eliminato dalla Champions fino a quest'anno, dove ha avuto la prima eliminazione in carriera in Coppa dei Campioni dopo averne vinte tre da titolare con Real Madrid. Quindi insomma, diciamo che il portiere del Costa Rica si è tolto qualche soddisfazione in carriera a partire da quel famoso mondiale in cui non torniamo indietro, che poi mi deprimo pensando all'azzurro, però è anche ora di iniziare magari a fare un ricambio generazionale, come abbiamo avuto noi l'idea di cedere Szczęsny appunto per Donnarumma. Anche loro magari hanno iniziato a pensare che il futuro deve guardare appunto in casa azzurro, dove c'è stato un altro giocatore, mi è venuto in mente adesso, che è passato da Parigi, un italiano, un portiere, non so se l'avete mai sentito nominare, Gianluigi Buffon, è passato anche lui dal PSG. E quindi insomma, la Juventus rischia di non riuscire a tesserare Donnarumma, rischia di vedere sfumato questo affare, poi rischia, l'abbiamo sempre detto. Ok, l'arrivo di Donnarumma sarebbe assolutamente un bellissimo colpo, lo ribadisco anche adesso perché non è che nel momento esatto in cui è più vicino al PSG allora cambia la mia idea, no, penso che Donnarumma potrebbe essere, diciamo ancora, potrebbe essere un gran colpo per la Juventus, un colpo da fare assolutamente, a parametro zero, 20 milioni di commissioni che dir si voglia, perché un giocatore come Donnarumma, giovane, di prospettiva, carismatico, forte, in un ruolo delicato come quello del portiere, 20 milioni di euro. Gli dai, cioè è inutile che stiamo qua a prenderci in giro. E anche il fatto, ho sentito anche oggi, ne parlavo a lavorare con un mio collega, mi fa: ma guarda, io spero che non arrivi perché è di Raiola. Allora gli ho detto: ma scusa, ma quando gioca d'élite tu ti senti offeso da questa cosa? E mi fa: no, però è l'unico su cui fare un'eccezione. Gli ho detto: beh, allora, Pogba che è di Raiola, saresti triste a vederlo alla Juve? Fa: beh, no, Pogba non lo voglio. Gli ho detto: beh, allora tieniti Bentancur, così per scherzare, no? Però a me il fatto che sia della scuderia Raiola importa veramente poco. L'importante è che poi arriva la Juventus un giocatore veramente forte, in grado di fare differenza e, per usare un eufemismo di qualche anno fa milanista, spostare gli equilibri. Ecco, Donnarumma penso che sia assolutamente un giocatore in grado di spostare gli equilibri anche sul lungo periodo. È esattamente quello che serve a noi.
giocatore giovane in prospettiva è forte già da adesso. Quindi l'idea Donnarumma per la Juventus era ottima. Se non si riuscirà a chiudere, amen, continueremo con Szczęsny, a patto che poi Szczęsny non si sia sentito un po' preso in giro e messo in mezzo in tutto questo discorso e che voglia comunque cambiare aria. E lì dopo sì, si apre una grande parentesi, portiere un grande punto interrogativo. Mi auguro di no, mi auguro che nel caso Szczęsny sia ben contento e convinto di proseguire con la Juve, perché puoi tenere giocatori controvoglia o cercare un altro portiere a livello di Szczęsny che costi poco, voglio vedervi. Quindi nel caso in cui, voglio vedervi, speriamo che vada tutto bene. E appunto parlavamo di giocatori giovani, di giocatori di prospettiva, e qua invece dobbiamo fare un passo indietro, perché oggi Giovanni Albanese ha lanciato un'illazione, un'illazioncina, no? Dicendo che la Juventus valuterà tanti profili sul mercato, anche occasioni di mercato, come abbiamo parlato per Pjanic e tanti altri giocatori nel video di ieri, che potrebbero presentarsi, di giocatori magari con caratteristiche che all'interno della rosa non ci sono. Appunto, Pjanic, non c'è nessuno come Pjanic, in grado di trattare il pallone come Pjanic. Qualcuno mi diceva, ma abbiamo Arthur, perché non Arthur? Beh, Arthur è proprio un giocatore diverso, un giocatore che gioca sempre corto, non lancia mai, molto spesso in orizzontale, ma una precisione millimetrica, una protezione del pallone disumana. Lui era mezzala di costruzione. Pjanic addirittura nasceva trequartista all'epoca, mezzala di inserimento anche alla Roma. Poi da noi si è trasformato in un regista. Qualcuno mi ha detto, Pjanic non ha mai fatto regista. Eh sì, ragazzi, ha sempre fatto il play da noi, sia nel centrocampo a 3 che nel centrocampo a 2. E ovviamente un giocatore come questo ad oggi non ce l'abbiamo, ed ecco qua spiegato anche, vabbè, ma ne abbiamo già parlato, abbiamo detto 1000 volte. Un giocatore con delle caratteristiche come quelle di, sembra un déjà vu, Edin Dzeko, la Juventus non ce l'ha. Non ce l'ha, perché un attaccante di 2 metri non ce l'abbiamo. Di 2 metri, in realtà Morata sì, ma 2 metri proprio da centravanti. Morata si muove tanto di più. Dzeko è molto statuario. Poi piedi da trequartista, elegantissimi, lo sappiamo, grandissimo colpitore di testa, uomo assist anche, abilissimo nel palleggio, nel far la sponda, la torre. Centravanti vecchio stampo, con i piedi veramente da regista. C'è un piccolo problema. Tanto l'ingaggio, perché l'anno scorso Dzeko chiedeva 7 milioni di euro alla Juventus e la Roma voleva 18 milioni di euro per il cartellino, come faceva Luca Toni. Sono soldini. E l'anno scorso ci eravamo un po' messi il cuore in pace perché sembrava veramente Dzeko il nuovo attaccante per la Juventus di Pirlo, salvo poi quel clamoroso retrofront appunto per andare su Alvaro Morata, che, ripeto, secondo me ha fatto un'ottima stagione. Il dubbio l'anno scorso era tanto di cartellino, tanto di stipendio, tanti anni sulla carta d'identità. E è sicuramente affiancare Cristiano Ronaldo, che già non se la passa bene a livello di linea verde, a un giocatore come Dzeko, che ha lo stesso problema, non sembrava una grandissima idea l'anno scorso, figuratevi se può sembrare una grandissima idea l'anno dopo, con un anno in più a testa. No, nel senso, io amo Dzeko, sono innamoratissimo di Dzeko. Se c'è la possibilità di prenderlo a zero è un conto, però ragazzi, anche qua, mentre c'è a fare i contratti agli over 30, non so come potrei prenderla, sinceramente. Torniamo al discorso che abbiamo fatto l'altro giorno. La Juventus dovrebbe avere il coraggio e la bravura di andare a scovare quello che tra 10 anni sarà ricordato, tra 15 anni sarà ricordato come il nuovo Dzeko. Quando all'età di Dzeko si potrà dire: la Juventus è stata brava quell'anno lì a prenderlo a 10-15 milioni, credere in lui e crearsi in casa quel tipo di centravanti. E io lo so che è più facile, soprattutto per noi tifosi juventini. Noi tifosi juventini siamo fatti così, noi vogliamo la pappa pronta. È inutile che stiamo qua a raccontarcela. Noi non ce l'abbiamo la pazienza di aspettare il giocatore, noi vogliamo la pappa pronta. Noi vogliamo il giocatore pronto, che arrivi e che sia già in grado di fare la differenza. Però nella gestione umana ed economica di un'azienda, secondo me, queste cose vanno prese in considerazione, soprattutto in un periodo così e nell'era post-Covid. Quindi, boh, vediamo un attimo. Tra l'altro si parla sempre albanese, diceva che Paratici, nella sua avventura a Londra, al Tottenham, potrebbe portarsi dietro qualche fedelissimo, che sono stati individuati in due nomi principalmente: Adrien Rabiot, quello che, possiamo dirlo tranquillamente, è stato il nostro miglior centrocampista della stagione appena conclusa, e Leonardo Bonucci. Ovviamente per Rabiot c'è il problema, non mi stancherò mai di dirlo, legato a un ingaggio abbastanza elevato, ma le caratteristiche tecniche del giocatore stanno venendo fuori, e soprattutto l'età della sua, dato che è un 80, è un 95, mentre Bonucci, penso che possa quasi vedersi a fine ciclo con la Juventus.
e che eventualmente si potranno prendere in considerazione alcune ipotesi di cessione, il mio grande punto interrogativo sta proprio in Bonucci, che quando andò al Milan decise di tornare alla Juventus per un fattore puramente personale legato alla sua famiglia, ed era Milano, dove la famiglia era rimasta invece a Torino. Figuratevi un trasloco a Londra, anche se all'epoca c'era un problema di salute del figlio, che adesso dovrebbe essere risolto. Da un po' che non ne sento parlare, quindi spero che sia andato tutto per il verso giusto, e quindi magari anche la famiglia potrebbe seguirlo in questa avventura londinese. Vediamo un po' cosa succede. Donnarumma forse no, Dzeko forse sì, ragioniamo su Bonucci e Rabiot, però poi lo dicevamo, legato gli ingressi alle uscite, però poi le uscite, se davvero saranno Bonucci e Rabiot, vediamo chi entra, ok?